Dunque? In mezzo al campo c'è un albero, se uno ci semina delle monete, poi ne crescono tante sui rami, ma tante tante. Come, come? Non ci credi? Sì, ci credo. Anzi, voglio andarci anch'io in questo campo dei miracoli a seminare un paio di monete, ma le tue non hanno dato nessun frutto. Non capisco. Volevo dire che tu le seminate, ma sui rami niente. Certo, perché mentre andavo a prendere l'acqua per annaffiarle, loro me l'hanno rubate. E il contadino mi ha detto, corri dal giudice, corri, che lui te le ridà. Loro chi? Chi te l'ha presa? Il gatto e la volpe, no? Io volevo portare una casacca d'oro e d'argento con i bottonetti brillanti a mio babbo. Chi è il tuo babbo? Si chiama Geppetto e fa il falegname, povero. Il povero, sì. Il falegname povero di professione? Certo, da quanto è povero, il fuoco nel camino ce l'ha dipinto. Chissà che freddo in quella casa. Per questo io volevo tornare dal mio babbo, così gli portavo tanti soldi e si comprava tanta legna. E gli volevi portare anche una casacca d'oro? Con i bottonieri brillanti. È bravo il nostro Pinocchio. Questo povero diavolo è stato derubato di 5 monete d'oro, dunque pigliatelo e fategli fare 5 giorni di prigione. Ma signor...